ascoltiamo la Schola Cantorum, che in questo momento intona il canto al Vangelo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Vediamo i diaconi che si sono in questo momento posti proprio nelle varie postazioni da cui leggeranno il Vangelo della Passione. Probabilmente il passaggio del Vangelo più importante di tutti, Don Massimiliano. Certamente, quello più centrale di tutta la celebrazione. Ricordiamoci che quest'anno abbiamo la bellezza di leggere il Vangelo di Luca, che è quello che tra l'altro Papa Francesco preferisce, perché è quello che più ci rappresenta il Padre della Misericordia. Ascolteremo proprio nel passio la conversione dell'uomo che sulla croce chiede pietà e Dio lo ascolta. Oggi sarai con me in paradiso. Nessun altro Vangelo ci riporta questo episodio per sottolineare che il Padre è sempre a perdonarci anche un momento prima della nostra morte. Ecco perché Papa Francesco prende questo Vangelo come suo diciamo emblema stesso del pontificato. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Luca. In quel tempo tutta l'assemblea si alzò, condussero Gesù da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Dei sacerdoti e alla folla. Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna, ma essi insistevano dicendo: Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode
che in quei giorni si trovava anche egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode con i suoi soldati lo insultò, si fece beffe di lui. Gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano.
e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato, e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocefissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: a salvaguardi, salvi se stesso, e noi Cristo Dio, e anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei stato in salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu re dei Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni,
egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. E adesso disponiamoci all'ascolto dell'omelia del Santo Padre. Ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Verbum Domini. Adesso disponiamoci all'ascolto dell'omelia del Santo Padre. Thank you.
Sul Calvario si scontrarono due mentalità. Nel Vangelo, infatti, le parole di Gesù crocifisso si contrappongono a quelle dei suoi crocifissori. Questi ripetono un ritornello: salva te stesso. Lo dicono i capi: salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto. Lo ribadiscono i soldati: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Infine anche uno dei malfattori che ha ascoltato ripete il concetto: non sei tu il Cristo, salva te stesso. Salvare se stessi, badare a se stessi, pensare a se stessi, non ad altri, ma solo alla propria salute, al proprio successo, ai propri interessi, all'avere, al potere, all'apparire. Salva te stesso. È il ritornello dell'umanità che ha crocifisso il Signore. Pensiamoci. Ma la mentalità dell'io si oppone a quella di Dio. Il salva te stesso si scontra con il Salvatore che offre se stesso. Nel Vangelo odierno sul Calvario anche Gesù prende la parola tre volte come i suoi oppositori, ma in nessun caso rivendica qualcosa per sé, anzi, nemmeno difende o giustifica se stesso. Prega il Padre e offre misericordia al buon ladrone. Una sua espressione in particolare marca la differenza rispetto al salva te stesso. Padre, perdona loro. Soffermiamoci su queste parole. Quando le dice il Signore? In un momento specifico, durante la crocifissione, quando sente i chiodi trafiggere i polsi e i piedi. Proviamo a immaginare il dolore lancinante che ciò provocava. Lì, nel dolore fisico più acuto della passione, Cristo chiede perdono per chi lo sta traspassando. In quei momenti verrebbe solo da gridare tutta la propria rabbia e sofferenza. Invece Gesù dice: Padre, perdona loro. Diversamente da altri martiri di cui racconta la Bibbia, non rimprovera i carnefici, non minaccia, castighi in nome di Dio, ma prega per i malvagi. Affisso al patibolo dell'umiliazione, aumenta l'intensità del dono che diventa perdono. Fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi. Quando gli provochiamo dolore con le nostre azioni, Egli soffre e ha un solo desiderio, poterci perdonare. Per renderci conto di questo guardiamo il crocifisso e dalle sue piaghe, da quei fiori di dolore provocati dai nostri chiodi che scaturisce il perdono. Guardiamo Gesù in croce e pensiamo che non abbiamo mai ricevuto parole più buone. Padre, perdona. Guardiamo Gesù in croce e vediamo che non abbiamo mai ricevuto uno sguardo più tenero e compassionevole. Guardiamo Gesù in croce e capiamo che non abbiamo mai ricevuto un abbraccio più amorevole. Guardiamo il crocifisso e diciamo: grazie Gesù, mi ami e mi perdoni sempre, anche quando faccio fatica ad amarmi e perdonarmi. Lì, mentre viene crocifisso, nel momento più difficile, Gesù vive il suo comandamento più difficile: l'amore per i nemici. Pensiamo a qualcuno che ci ha ferito, offeso, deluso, a qualcuno che ci ha ferito e ci ha fatto arrabbiare, che non ci ha compresi o non è stato di buon esempio.
quanto tempo ci soffermiamo a ripensare a chi ci ha fatto del male, così come a guardarci dentro e a leccarci le ferite che ci hanno inferto gli altri, la vita o la storia. Gesù oggi ci insegna a non restare lì, ma a reagire, a spezzare il circolo vizioso del male e del rimpianto, e a reagire ai chiodi della vita con l'amore, ai colpi dell'odio con la carezza del perdono. Ma noi, discepoli di Gesù, seguiamo il Maestro o il nostro istinto rancoroso? È una domanda che dobbiamo farci. Seguiamo il Maestro o seguiamo il nostro istinto rancoroso? Se vogliamo verificare la nostra appartenenza a Cristo, guardiamo a come ci comportiamo con chi ci ha feriti. Il Signore ci chiede di rispondere non come ci viene o come fanno tutti, ma come fa Lui con noi. Ci chiede di spezzare la catena del ti voglio bene se mi vuoi bene, ti sono amico se sei mio amico, ti aiuto se tu mi aiuti. No, compassione e misericordia per tutti, perché Dio vede in ciascuno un figlio. Non ci divide in buoni e cattivi, in amici e nemici. Siamo noi che lo facciamo, facendo soffrire. Per Lui siamo tutti figli, amati, che desidera abbracciare e perdonare. Anche quell'invito al banchetto di nozze del figlio, quel Signore invia i Suoi servi all'incrocio dei cammini, ci portate tutti, bianchi, neri, buoni e cattivi, tutti, sani, ammalati, tutti, e l'amore di Gesù è per tutti, non ci sono dei privilegi in questo, per tutti, il privilegio di ognuno di noi è essere amato, perdonato. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il Vangelo sottolinea che Gesù diceva questo. Non lo disse una volta per tutte al momento della crocifissione, ma trascorse le ore sulla croce con queste parole sulle labbra e nel cuore. Dio non si stanca di perdonare. Dobbiamo capire questo, ma capirlo non solo con la mente, capirlo col cuore. Dio non si stanca di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, ma Lui mai si stanca di perdonare. Lui non sopporta fino a un certo punto per noi, per poi cambiare idea, come siamo tentati di fare noi. Gesù insegna il Vangelo di Luca, è venuto al mondo a portarci il perdono dei nostri peccati e alla fine ci ha dato un'istruzione precisa, predicare a tutti nel suo nome il perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, non stanchiamoci del perdono di Dio, noi preti di amministrarlo, ogni cristiano di riceverlo e di testimoniarlo, non stanchiamoci del perdono di Dio. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Notiamo ancora una cosa, Gesù non solo implora il perdono, ma dice anche il motivo, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma come? I suoi crocifissori avevano premeditato la sua uccisione, organizzato la sua cattura, i processi, e ora sono sul Calvario per assistere alla sua fine. Eppure Cristo giustifica quei violenti perché non sanno. Ecco come si comporta Gesù con noi. Si fa nostro avvocato, non si mette contro di noi, ma per noi contro il nostro peccato. Ed è interessante l'argomento che utilizza, perché non sanno, quella ignoranza del cuore che abbiamo tutti noi, i peccatori. Quando si usa violenza,
non si sa più nulla su Dio, che è Padre, e nemmeno